Arezzo ha affrontato la capolista e beffata all'88esimo con un pareggio che è arrivato su un gobello dell'avversario, ma che fino a quel momento aveva gestito bene la partita. No, sicuramente noi siamo molto amareggiati, arrabbiati perché comunque non meritavamo di subire questo pareggio per quello che abbiamo dimostrato, soprattutto come applicazione, sacrificio. Nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo rischiato veramente poco. Non ricordo grosse parate di Colombo, ma ci siamo messi lì come dovevamo fare, soffrire per portare a casa la partita. Poi gli episodi sappiamo che possono fare il bene e il male di ogni gara. L'episodio sfortunato del primo tempo dell'espulsione. L'episodio che ci ha un pochino messo un po' più all'estero è stato il primo gol, che è stata una palla un po' più sul rimpallo, chi dice fallo di mano, chi no, poco importa. E poi è arrivato il secondo gol, è stato anche un gran gol da parte dell'attaccante loro. Però ti ripeto, noi siamo veramente amareggiati perché avevamo preparato la partita di attesa per sfruttare un pochino, sai, le ripartenze, e così la stavamo portando in porto, e ritrovarsi a fine gara con un punto ci sta troppo stretto. In prospettiva futura, quanto incide sul vostro morale questo pareggio? No, ci deve dare più sicuramente incazzatura, più rabbia per aver lasciato qualche piccolo dettaglio che non possiamo permetterci di lasciare per poter portare sempre 3 punti, perché la differenza sta nei minimi particolari, appunto. Quindi dobbiamo solo ripartire con più cattiveria, senza pensare alla negatività che ci possiamo portare da questo periodo, senza pensare magari a questo pareggio preso male, perché non ce lo possiamo permettere.